Buongiorno a tutti voi, bentrovati in questo fine settimana, sabato, giorno in cui ci ritroviamo insieme per parlare di santità o di cammini che appunto possono arrivare fino all'elevazione agli altari. Cammini significa tante testimonianze, significa storie di vita vissuta da giovani e meno giovani che con una fede incrollabile hanno vissuto davvero una vita che ha lasciato il segno. Torna nei nostri studi Fra Ezio Barbara che con noi, ecco, ci conduce in questo cammino. Ben trovato e pace bene. Ciao Nicola, pace bene a te, ben ritrovati amici di Padre Pio TV. In questo giorno che abbiamo dedicato, prima in presenza, poi in collegamenti anche online, ecco la bellezza di questo cammino. Oggi la Chiesa è ad una settimana, no, dal grande evento del Santo Natale, 17 dicembre. Ci prepariamo ancora a camminare verso la Grotta di Betlemme e lo facciamo lasciandoci aiutare ed accompagnare da queste figure di santità che stiamo trattando, che sono figure non soltanto, potremmo dire, antiche, no Nicola? Sono figure anche abbastanza attuali, abbastanza giovani. Sì, stiamo percorrendo appunto una strada che si vede essere costellata da queste figure di ragazzi dei giorni nostri, tra l'altro, e hanno tutte un tratto comune. Innanzitutto la sofferenza vissuta in maniera, oserei dire, gioiosa, e poi scopriremo perché non è assolutamente un termine non connesso alla realtà di queste persone, di questi ragazzi. Appunto una sofferenza accettata, vissuta, offerta, e l'eredità spirituale di questi ragazzi che si vede ancora oggi, soprattutto nell'aiuto al prossimo. E faccio riferimento, Fra Ezio, proprio ad una di queste figure che tratteremo quest'oggi, ovviamente con molta delicatezza. Si tratta di un testimone, se così possiamo definirlo. Non è aperta ancora nessuna causa ufficiale, ma c'è una particolare attenzione nei confronti di un giovane, un tredicenne della provincia di Napoli, Giuseppe Mango, questo è il suo nome. Scopriremo anche grazie all'aiuto di una postulatrice che si occupa di altre cause, ecco, quali possono essere gli elementi che possono portare appunto poi ad una attenzione da parte della Chiesa nei confronti di vite straordinarie, tra virgolette. E questo è un po' il senso anche di quello che andiamo noi a proporre. In effetti il ritornello che ci è sempre ritornato anche in queste puntate, parlando e approfondendo anche la tematica della santità, come va vista oggi, e abbiamo sempre d'accordo anche con diciamo, i diversi postulatori, le diverse testimonianze che ci sono state offerte in questo periodo, abbiamo parlato dei santi della porta accanto. Ecco, questa bellezza, potremmo dire, di terminologia che viene adottata è concretamente quando nell'ordinario c'è lo straordinario, no? Quello che tu stai dicendo, un giovane che magari ha vissuto come tantissimi altri giovani, soltanto c'è la luce in più che aiuta a guardare con occhi nuovi, no? E la luce, questa è la luce dell'amore. In effetti il nostro cammino anche verso il Natale ci vede impegnati in questo. E proprio Dio amore è un altro dei termini, dei temi che troveremo anche all'interno di questa puntata. E a condurci in questo approfondimento sarà l'esperienza di Pietrino di Natale, un altro giovane, un altro ragazzo. Questa volta si tratta di un servo di Dio, tra l'altro ho tra le mani ecco, un libricino che poi riprenderemo anche più tardi. Proprio questa poi sarà appunto al centro di un approfondimento con l'autrice appunto del libro Servo di Dio Pietrino di Natale di Teresa d'Orsogna, che avremo appunto come ospite. Bene, sono scattato ad amare, questo è uno dei termini, delle frasi che lo hanno contraddistinto, ma soprattutto la consapevolezza di cosa significa Dio amore. E torniamo ad un altro pilastro della nostra programmazione, se non il pilastro fondamentale, Fra Ezio, la tua scuola d'amore tanto citata. Non è il mio tanto citato, queste sono parole che usava Veronica per indicare tutti coloro che si mettevano alla sequela di Gesù con questa particolarità. E noi poi cadiamo anche in un periodo, come dicevamo prima, stiamo in cammino verso il Natale, per cui forse nel periodo giusto dove di fronte alla
tenerezza, potremmo dire, di un Dio che si fa bambino, come si fa a non essere così emozionati e così palpitanti d'amore? Come non lo possiamo fare? Lo dobbiamo fare. E questo cammino che vivremo in questi ulteriori due sabati, quello di oggi e quello della settimana prossima, in vigilia del Santo Natale, ci servirà proprio a questo, fare dei piccoli passi. E chissà, magari potremmo entrare concretamente, realmente, nell'abitare quel presepe che magari abbiamo iniziato già a fare a casa con i nostri piccoli, con i nostri amici, con i nostri fratelli, ognuno nel proprio ambito. E allora la qualità è proprio questa, che quei personaggi prendono vita, cioè quell'ordinario che si vive all'interno del presepe diventa straordinario, ma non perché lo straordinario siamo noi in grado di farlo, ma perché viene abitato da un Dio che, immagina te, si fa bambino. È qualcosa di sconvolgente. Fresco, noi siamo qui presenti in giornate appunto che ci avviano a vivere una delle feste più attese e più belle dell'anno, e saremo ovviamente in onda anche sabato prossimo alla vigilia di Natale, sabato mattina, con delle sorprese di cui possiamo dare forse solo qualche cenno. Perché? Perché noi nelle nostre trasmissioni siamo abituati molto spesso a incentrare la nostra attenzione anche su altre realtà più vicine dal punto di vista anche della nostra spiritualità specifica, che è quella francescana cappuccina, con delle cause che riguardano soprattutto la provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. E ritroveremo dei tuoi confratelli che ci daranno anche qualche come dire, elemento in più per vivere in maniera adeguata il Santo Natale. E poi ci occuperemo di altre figure, di giovani, di bambini soprattutto, perché la santità è anche dei bambini, sembra strano dirlo. E questa è proprio la particolarità, però non svegliamo nulla, perché lasciamo come un pacco regalo lì sotto il presepe, sotto l'albero che abbiamo fatto a casa, e sotto il presepe e l'albero che abbiamo nel nostro cuore. Per cui sarà una sorpresa vedere anche figure di santità attualizzate in una forma nuova e in una forma tipicamente propria dei bambini, no? Allora, Fra Ezio, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione prima di incontrare il primo ospite di quest'oggi. Tra l'altro, a proposito di Pietrino di Natale, avremo in collegamento, oltre alla professoressa D'Orsoni, autrice del libro, avremo la bella testimonianza di un parroco, di Don Giovanni D'Annunzio, che è stato testimone diretto, essendo stato educatore appunto di Pietrino, quindi ci darà sicuramente degli elementi su cui riflettere molto interessanti. Ma dicevo, prima di soffermarci su questo, la nostra attenzione settimanalmente va anche e soprattutto alle parole del Papa, alle attività della Chiesa, soprattutto nell'ambito delle attività del Dicastero delle cause dei Santi, che poi è il ministero, ecco, usiamo questo termine, che si occupa proprio nello specifico appunto dell'andamento di queste cause che possono arrivare alla beatificazione e poi alla canonizzazione. Ebbene, la settimana scorsa c'è stato un altro eroico esempio che la Chiesa ha voluto additare a tutti noi, che è quello di Isabel Cristina Mrad Campos. Il Papa, infatti, nei saluti dopo l'ultimo Angelus, ha lodato la figura di questa donna beatificata la settimana scorsa in Brasile, a Barbacena, uccisa in odio alla fede nel 1982. A presiedere il rito in rappresentanza del pontefice in Brasile è stato il cardinale Raimundo Damasceno Assis, arcivescovo emerito di Aparecida. Diamo qualche indicazione, Frezio, se sei d'accordo, su questa figura che è stata appunto appena portata ad esempio con la sua beatificazione. Aveva solo 20 anni Isabel Cristina Mrad quando fu uccisa per aver difeso la sua dignità di donna e il valore della castità. Francesco, con queste parole, l'ha ricordata nei saluti del Dopo Angelus. Il suo eroico esempio possa stimolare in particolare i giovani a rendere una generosa testimonianza di fede e di adesione al Vangelo. Un applauso alla nuova beata. Ecco, quando c'è una beatificazione, ecco, l'abbiamo vissuto con Padre Pio, una beatificazione, una canonizzazione, è davvero una grande festa per tutti, per la Chiesa universale, ovviamente per chi ha avuto modo di vivere a stretto contatto con le persone poi elevate agli onori degli altari. Ecco, una festa, anche in questo caso dalle parole del Papa,
non c'è una richiesta di pregare la Beato, un applauso. E la prima cosa che viene alla mente è questa gioia immensa nel vedere finalmente un cammino riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa. Nicola, tu dicevi prima, no? L'attenzione di queste figure di santità che stiamo trattando hanno un tratto particolare, che è anche quello della gioia. Ora, la gioia sappiamo benissimo che è diversa dalla felicità. Perché mentre la felicità è molto più individuale, cioè no, io sono felice per una determinata cosa che si è realizzata nella mia vita, la gioia crea coinvolgimento, è tipica del Vangelo. Per cui dicevi bene il richiamo alla canonizzazione di Padre Pio, ma anche alla festa e il riconoscimento di questo esempio di santità che Papa Francesco ha avuto. L'applauso esprime anche quella gioia, perché è tutta la comunità che partecipa ad un qualcosa che non è di individuale, ma che è comunitario. Immaginiamo lo spezzare il pane, no? E immaginiamo anche le feste di Natale che andremo a vivere. Si riempiranno le case di gioia e saranno momenti belli, perché non avremo una felicità che si chiude in se stessa, ma avremo invece una gioia, cioè qualcosa che uno ha in comune con l'altro, lo scambio dei regali, il pranzo che si passano i piatti l'uno con l'altro, la gioia di stare con i nonni, la gioia di stare con i genitori. Questo crea un bellissimo motore, per cui ecco, noi ci prepariamo ad un tempo che potremmo dire proprio il tempo della gioia, perché anche qui, no, Evangelii Gaudium, no, la gioia del Vangelo, qual è questa gioia del Vangelo? Ce l'è venuta a insegnare la persona stessa di Gesù, no? E ritorniamo al discorso quindi della scuola d'amore. Allora ci fermiamo per qualche istante, Fra Ezio, diamo la linea alla regia, poi torneremo insieme ed avvieremo questo nostro cammino odierno con la prima figura di cui vogliamo parlare, che sarà quella di Giuseppe Mango. Tra qualche minuto. Bene, torniamo insieme. Come dicevamo Fra Ezio all'inizio di questo nostro appuntamento in sede di sommario, vogliamo parlare ora di un esempio, una vita esemplare. Come dicevamo, la Chiesa è sempre attenta prima di avviare una causa, ma ci sono delle vite che vanno, approfondite, perché qualcosa di bello hanno lasciato dalla loro esperienza. È il caso di un giovane, un tredicenne della provincia di Napoli, Giuseppe Mango. Abbiamo pochissimo a disposizione circa la sua vita, almeno se andiamo in giro su internet cercando qualche informazione, ma quel poco che abbiamo e che andremo ad approfondire ulteriormente tra qualche minuto, ve lo proponiamo come sintesi appunto introduttiva di quella che è l'esperienza di questo ragazzo. Ascoltiamo. Giuseppe Mango è un ragazzo di Arzano, in provincia di Napoli. A 13 anni gli viene diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Inizia una battaglia silenziosa, svolta con dignità e coraggio. Nel reparto dove trascorre il suo tempo da ricoverato, diventa un esempio di vita. La sua tenacia non soccombe alla malattia, anzi, gli è da stimolo per offrire conforto, aiuto, consiglio agli altri. Mai una lamentela dalla sua bocca, nonostante sia consapevole di non avere tanti giorni a disposizione. Alla vigilia della sua morte vuole che si festeggi offrendo pizza per tutti. Vuole salutare così i suoi compagni di viaggio nella malattia e gli amici medici, lasciando a tutti una missione: aiutare chi è nelle stesse sue condizioni. Nasce così l'associazione Giuseppe Mango Onlus, creata pochi mesi dopo la scomparsa, che assiste i malati oncoematologici offrendo gratuitamente un supporto materiale e psicologico. Ecco Fra Ezio, una vita vissuta all'interno di un reparto d'ospedale, come tante altre testimonianze che abbiamo scoperto anche in passato, ma della quale vogliamo approfondire alcuni aspetti con l'autrice del libro che tra l'altro abbiamo visto in questa breve clip, Il dono della sua vita, questo il sottotitolo del libro dedicato a Giuseppe Mango, dalla postulatrice Claudia Picazio in collegamento telefonico. Buongiorno dottoressa, benvenuta tra noi. Salve, buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, noi abbiamo voluto appunto esprimere una sintesi di quelle che sono le informazioni reperibili su Giuseppe. Una, è bene dirlo anche all'inizio di questo collegamento, una vita nei confronti della quale la Chiesa ancora non si è espressa, c'è tanta attenzione, tanta sicuramente premura nel comprendere fino in fondo quali sono gli aspetti peculiari della fede vissuta da questo ragazzo, ma in questo ci aiuterà sicuramente lei. Ecco, chi era Giuseppe Mango? Allora, Giuseppe Mango, secondo me, è ascrivibile alla sfera di tutti i giovani che si avviano alla santità. È un fiore tra tanti fiori di vivi che stanno venendo alla luce. Penso al Carlo Acutis, ormai conosciuto insomma, da tanti. È un esempio sicuramente che si fa la strada. Giuseppe Mango è un giovane che è nato, come diceva lei la presentazione, a Mogliano, in provincia di Napoli. Da una famiglia normale, nasce nel 1988 e fin da piccolo è emerso questo suo desiderio di bellezza. La bellezza in assoluto, la bellezza per il Signore, per la preghiera, in particolare per la Madonna. Ed è questo quello che caratterizza la sua giovane ma densissima vita. Lei ci diceva che è morto all'età di 15 anni, dopo un anno e mezzo di malattia e di sofferenza terribile. Però Giuseppe Mango, fin dalla nascita possiamo dire, perché a un anno e mezzo comincia l'impatto e questa strada sulla sofferenza. A 17 mesi, nella fattispecie, si manifestano appunto delle convulsioni, la cui natura però non si comprende. Cominciano i genitori, ovviamente, le perizie per tutti gli ospedali napoletani, fuori di Napoli, sarà accompagnato a Roma, a Siena, e infine il Carigi, dopo l'intero tardo dell'anno, riesce a capire la natura. Gli viene infatti fatta una risonanza dalla quale emerge che l'arteria occipitale destra non è sviluppata, per cui la circolazione sanguigna insufficiente gli provocava queste convulsioni. Giuseppe piccolino, Giuseppe aveva appunto 17 mesi, eppure già mostra il suo carattere allegro, gioioso e dal giorno in cui si è diagnosticata questa problematica, tornerà a Careggi per ben 5 anni di seguito. E poi improvvisamente, in un controllo, al 5° anno di età, i medici scoprono che questa malattia misteriosamente scompare. Eppure a Careggi, proprio parlando con la dottoressa Fordo nel 2003, che l'aveva avuto in cura, che mise per iscritto quanto mi testimoniava, disse che era un bambino meraviglioso, un adolescente dall'intelligenza vivace, dal coraggio veramente notevole. Era un bambino diverso dagli altri. Ed era un bambino diverso dagli altri, anche per altri aspetti. Dicevamo per gli aspetti della fede, perché stiamo parlando di un giovane che si avvia alla santità, non un giovane qualsiasi, anche bravo, educato, ma stiamo parlando di un giovane con una morsa in più. Un giorno, Giuseppe aveva 4 anni ed è il penultimo controllo che andava a fare a Careggi, il giorno precedente chiede alla madre e al padre di recarsi a Pompei perché voleva andare a salutare la sua mammina. Apro e chiudo una parentesi. Giuseppe in questi anni ha perso la mamma e il papà. Lui ha attualmente semplicemente 2 fratelli che tra l'altro non vivono nemmeno in Italia. Ho conosciuto la madre di Felicia. Felicia non era una donna che praticava. Diciamo che la sua condizione è venuta grazie al figlio. E quando il bambino a 5 anni fa questa richiesta, Felicia cade dalle nuvole,
voleva comprare un gioco al figlio, voleva portarlo a un parco giochi, ma certamente non pensava di recarsi con lui per salutare la Madonna. Che certo. Lui diceva e appellava come mammina lì. Eppure si è venuti a Pompei, si ripetono fino a diventare una pazzista ogni anno, fino alla fine, fino alla notte, Giuseppe ogni anno si è voluto rifare a Pompei per questo rapporto privilegiato che si instaurò con Maria. Giuseppe ha 5 anni di dire alla madre, mamma guarda, questa effigie, la Madonna appunto di Pompei, guarda, non è raffigurata come una donna adulta, cioè raffigurata come una donna adulta, non come una donna giovane. E proprio in questa maternità che viene fatta questa sua maternità universale. Ecco, dottoressa, sì, abbiamo già un elemento importante che ci fa capire perché c'è questa attenzione nei confronti di Giuseppe, e l'elemento è quello sicuramente di questa devozione così precoce, questo amore verso la Madonna così importante. Ma poi abbiamo nel vissuto di Giuseppe ancora purtroppo forte la presenza della malattia, e diventa quello il motivo per cui diventa un vero e proprio esempio, soprattutto in ospedale, nelle corsie. Ecco, arrivando a questo punto della sua vita, cosa ci può raccontare? Sì, nel 2002 Giuseppe viene ricoverato perché gli compaiono delle macchie sul corpo, e dopo 2 mesi da quando si scorre al Cerberello, una puntata internale che tra l'altro era ritenuta anche l'utile perché erano stati effettuati centinaia e centinaia di esami, viene fuori questa pentita bruttissima, questa leucemia linfoblastica acuta, che c'è un dilatto spazio. Voglio sottolineare questo elemento di maturità, una maturità umana, intellettuale, al medico che cercava di diagnosticare, di riferire la diagnosi, anche di aggiustire la pillola, gli parlo di la forza mia, e Giuseppe guardando nei miei occhi dice: mi devi dire che tipo di leucemia ho. E il medico gli dice: in 3 anni noi cercheremo di sconfiggere questa malattia. E Giuseppe profeticamente gli disse: noi avremo 1 anno e basta davanti a noi, non ci sarà più tempo. In questo calvario di cui lei faceva accenno, e ha vissuto questa malattia e questo dolore con grande forza, ma dicendo che era un esempio per tutti. Giuseppe non stava mai in stanza, innanzitutto pregava, e si contava. Faccio presente che Giuseppe aveva uno zio sacerdote, Giuseppe Mango, il suo desiderio era quello di diventare sacerdote di Maria. E poi capiremo che cosa significa e che cosa significava per lui diventare sacerdote appunto di Maria. Quindi non stava mai in stanza, appena doveva si recava dagli ammalati e li concordava, li aiutava a pregare, li aiutava anche nelle cose più semplici, relativamente ovviamente a quello che poteva fare. Certamente i momenti più toccanti proprio durante la malattia sono quelli di ultimi giorni. Giuseppe 5 giorni di morire chiese allo zio, che è stato presbitero di Napoli, morto qualche anno prima del suo figlio, di volere la cresima. Il cardinale all'epoca gli diede il permesso e gli amministrò questo sacramento. In quel giorno volle vestirsi di tutto punto, cravatta, giacca, elegantissimo, per incontrare e confermare questa fede, e organizzò questa grande festa. E distribuendo appunto dolcetti, facendo festa con i colletti di battenità, la proposta di essere un giovane, anche inserito ovviamente in parrocchia, ed certo. Era il punto di riferimento anche per i giovani della sua età. Ecco, dottoressa, noi abbiamo
dato oggi un accenno di quella che è stata l'esperienza di questo ragazzo. Una brevissima battuta in conclusione, perché purtroppo oggi il nostro tempo a disposizione termina qui. Ecco, dalla morte di questo ragazzo, dunque, i primi frutti sono stati quelli legati alla solidarietà e al volontariato. Ecco, nella speranza che ci possa essere qualcosa in più che possa destare ancora più attenzione nei confronti di Giuseppe. Qual è il suo auspicio? Il mio auspicio è che Giuseppe si farà strada così come si sta facendo strada, perché sono molte i giovani che oggi si ispirano a lui, mi scrivono da tutta Italia dopo aver scoperto la figura di Giuseppe Mango. Giuseppe Mango entra immediatamente nel cuore dei giovani e dei giovani, perché la sua fede e le sue virtù, la sua, in particolare la fede, la speranza e la carità, sono veramente di grande esempio per tutti noi. E noi speriamo di tornare a parlare presto di Giuseppe Mango e anche con lei, attraverso la sua esperienza, anche di altre cause in corso. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a lei, arrivederci. Frezio, una storia sicuramente molto bella. Avremo occasione anche di commentare ulteriormente quanto abbiamo ascoltato, ma ora una brevissima pausa e poi di nuovo insieme. Ecco, di nuovo insieme fra Ezio per aprire un altro capitolo. Ne abbiamo lasciato uno sicuramente molto bello. Abbiamo sentito di un bambino che a 5 anni aveva già sviluppato una certa devozione mariana, che lo ha portato a chiedere persino come regalo un viaggio a Pompei. Una vita straordinaria, ma altrettanto bella è la vita che andiamo a proporvi quest'oggi, o meglio vi riproponiamo, quella del servo di Dio Pietrino di Natale, di cui abbiamo una breve clip che ci spiega un po' della sua vita. Pietrino nasce a Teramo il 10 dicembre 1966. Viene battezzato il giorno dopo, come ad affermare che la sua vita è subito tutta di Dio e della Chiesa. È facile immaginare la sua quotidianità, le cure di mamma Adelina e della famiglia, l'affetto di tutto il paese che nutre una speciale tenerezza per quel bimbo vispo che porta lo stesso nome del papà morto poco tempo prima della sua nascita. Il respiro fresco della montagna che si ammira nitida e maestosa dalla sua casa. A 10 anni riceve la prima comunione, primo passo di un lungo e costante cammino con Gesù e Eucaristia. Nel 1977, grazie alla presenza di Don Giovanni e Don Gianfranco, assiste alla nascita del movimento diocesano di Teramo e farà sua la consegna del vescovo di incendiare d'amore tutti i giovani della diocesi. L'anno successivo partecipa al primo campo scuola e viene segnato dalla scoperta di Dio Amore. E proprio da padre Abele Conigli, vescovo di Teramo Atri, a cui aveva scritto alla fine del campo, riceverà la cresima. La certezza dell'amore di Dio per lui lo porta a vedere sempre il positivo, ad essere parola vissuta, a non smettere mai di cercare Gesù dentro di sé, nel fratello, nell'Eucaristia, nella parola, nella gerarchia. Affascina di lui non solo lo slancio ad amare concretamente, ma anche la sua prontezza a raccontare il più recente atto d'amore e i suoi effetti. Nella quotidianità, attraverso l'attenzione costante agli altri, impara a morire a se stesso per lasciare vivere Gesù. È l'allenamento dell'anima a dare la vita. Dio gliela chiede il 20 agosto 1984, mentre è al mare con gli amici. Potrebbe sembrare una vita spezzata, invece, ancora oggi, giovani, ragazzi, famiglie, sacerdoti avvertono che, come il chicco di grano che muore, è nata una comunione profonda tra cielo e terra. Ogni anno, il 20 agosto, molti, non solo del movimento diocesano, si ritrovano presso la tomba di Pietrino per pregare, per riflettere, per riscoprire, grazie a lui, la propria chiamata alla santità. Ed abbiamo in collegamento proprio uno dei testimoni diretti che ha vissuto accanto a Pietrino, è stato tra l'altro anche educatore di questo giovane. Parliamo di Don Giovanni D'Annunzio, al quale diamo subito il nostro saluto. Benvenuto Don Giovanni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Don Giovanni, la sua sarà sicuramente una bella testimonianza e noi non aspettiamo altro che ascoltarla. Grazie. Allora, mi presento, sono Don Giovanni D'Annunzio, sono un sacerdote focolarino e dal 1974 io abitavo a Tossicia, un comune della provincia di Teramo, e avevamo
in cura 6 parrocchie. E io ogni lunedì, dopo l'insegnamento di religione al liceo classico di Teramo, partivo e andavo a Ornano Piccolo. E lì avevo un chierichetto speciale, di nome Pietrino, biondo con gli occhi azzurri, e mi stava sempre lì vicino, qualche volta addirittura commentava insieme con me la parola di Dio del giorno. E abbiamo stabilito subito un bellissimo rapporto tra di noi, da Gesù a Gesù. E io l'ho coltivato per 1 anno, ma lui già viveva la parola di vita, mi raccontava tante esperienze. E poi, come abbiamo sentito poc'anzi, nel 78 abbiamo fatto il primo campo scuola. Lui è venuto da leader, proprio ha trascinato tutti gli altri. Si è concluso il campo con il patto di amore reciproco, con l'impegno di dire ogni giorno 10 Ave Maria alla Madonna. E lui è stato fedele fino alla fine a dire 10 Ave Maria. E poi al termine ha scritto anche al vescovo. Sempre nel 1978. Lui ha fatto un congresso straordinario al Centro Mariapolo di Rocca di Papa. Io l'ho accompagnato con la macchina, l'ho lasciato lì, e lui si è incontrato con Chiara, la fondatrice del Movimento dei Focolari, e Chiara ha donato a lui la formula Gen 3, che è un opuscoletto dove ci sono i 12 punti della spiritualità e i 7 aspetti. Quando è tornato l'ho trovato cambiato, perché lui ha accelerato la corsa verso la santità. Tanto che una volta la mamma gli ha chiesto di fare i piatti e l'abbiamo ritrovato questo nel suo diario. Lui scrive: sono scattato ad amare. Cioè non è che amava soltanto, ma scattava ad amare proprio con impeto, con forza, con sprint. Io sono stato il suo assistente, confessore anche, lo confessavo quasi tutte le settimane, e poi un suo amico. E l'ho visto l'ultima volta l'11 di agosto dell'84. Quando è venuto a trovarmi lì a Tossicia con la sua Vespa, e lui era gessato, aveva la gamba destra gessata perché era un calciatore, e si era infortunato, aveva la gamba gessata, si è messo alla mia sinistra, io ho messo le mie mani sopra la sua gamba destra, sopra il gesso, e ho detto: ma Pietrina, hai riconosciuto che questo è un volto di Gesù crocifisso abbandonato? Sì, l'ho riconosciuto, come gli ho detto il mio sì. È stato fedele fino alla fine a Gesù abbandonato. Poi il 20 agosto è partito per il cielo e praticamente io ho sentito che una parte di me è salito in cielo con lui, e quindi adesso c'è questo ciak tra cielo e terra. E subito dopo ho fatto un'esperienza che mi permetto di raccontare a tutti, che qualche volta dopo la sua partita per il cielo io uscivo un po' fuori, ero giovane. Uscivo un po' fuori dall'amore di Dio e lui mi compariva sempre, mi sorrideva, e come se mi dicesse: cerca di rimanere fedele a quello che mi ha insegnato. E poi, dopo una settimana che è partito, sono andato dalla mamma, mamma Adelina, che saluto, è davanti al teleschermo, insieme alla sua zia Derna, e praticamente lì ho trovato un po' di tristezza, il pianto, lei piangeva. Io la prima cosa che ho detto: guarda, io non sono venuto qui per piangere con te, devi cercare di imitare Maria, che ha perso Gesù, però dopo ha dilettato il suo cuore su tutta la comunità. E lei mi ha risposto: la Madonna è la Madonna. Io, dopo un po' di silenzio, ho detto: proviamo, proviamo insieme. Abbiamo pregato. E per me è una gioia poter riguardarmi indietro e vedere come lei, siccome Pietrina non poteva venire a campo scuola, è sempre venuta, e ogni volta che veniva portava un regalo per tutti quelli che venivano a campo scuola. Sono passati circa 5.000 giovani della diocesi, e a tutti ha dato una carezza, un pensiero, un regalino, tanto che molti oggi la chiamano mamma. E poi io mi sono chiesto: ma perché è partito Pietrino? Perché Dio ha permesso questo? Durante un campo scuola di preditivo, siamo nel 2015, ho avuto la luce e ho scoperto che il Signore ha permesso questo perché lui potesse dal cielo continuamente pregare per ognuno di noi. Avevamo bisogno della sua preghiera, perché lui è un dono non soltanto per i giovani,
ma anche per le famiglie, per i sacerdoti. Io ho fatto nascere, un po' aiutato a far nascere, un gruppo che si chiama Amici del Giovane Pietrino. Su YouTube troverete tutte le puntate che abbiamo fatto fino adesso, l'ultima, il 7 di dicembre, qualche giorno fa. Poi quelle delle famiglie, che va abbastanza bene, ci sono tante famiglie che sono amiche di Pietrino e ogni giorno recitano, come ha fatto Pietrino, 10 Ave Maria al giorno, insieme, in famiglia. E poi potete vedere anche questo, si chiama Famiglia Amica di Pietrino. E poi c'è anche un gruppetto di sacerdoti, li chiamiamo così, i Don Amici di Pietrino, ma questo non lo facciamo su Zoom, lo facciamo in presenza. Io vorrei concludere, se possibile, Sì. leggendo proprio una letterina che Pietrino ha scritto a Gesù Bambino. Siamo vicino al Natale Certo. e io, che ero responsabile di questi ragazzi, ogni anno li convocavo intorno a Natale e dicevo: scrivete una lettera a Gesù Bambino. E proprio il 17 di dicembre, come oggi, questo siamo però nel 78, Pietrino ha scritto questa letterina che io vi leggo per intere, tanto è breve. Caro Gesù Bambino, ti voglio scrivere questa lettera con tanto amore e spero che ci riesca. Fa che tu, come sei nato nella piccola capanna di Betlemme, nasca in tutte le case del mondo, in quella dei ricchi e dei poveri e degli ammalati. Fa che anche tutte quelle persone che si sono allontanate da te possono venire incontro a te e riprenderti come ideale della loro vita. Aiuta Chiara e fa che noi possiamo essere sempre uniti con lei. Dà la forza a tutto il movimento e specialmente a noi Gen 3 di andare avanti e di amare. Per me non chiedo niente, solo la forza di amare tutti. E quest'ultima frase mi colpisce perché un ragazzo a quell'età potrebbe chiedere tante cose a Gesù, invece lui chiede la forza di Sicuramente. amare tutti. E Ecco. questo l'ha fatto nella sua vita, io posso essere testimone, almeno ci ha provato. Ma adesso la cosa più bella è che lui continua dal paradiso, continua ad amare ognuno di noi. E Ed è questo questo amore oggi può. il lascito Sì. principale di Pietrino. Ecco. Sì. Don Giovanni, avremo occasione di tornare anche con lei, magari presto, per parlare di Pietrino, anche perché tra qualche secondo avremo un ulteriore approfondimento Sì, relativo a questa figura con sì. la Io vorrei dottoressa. Sì, prego. approfittare per fare gli auguri a tutti. Buon Natale a tutti, buon Natale. Anche a Grazie. Buon te, anche a te, Natale. Grazie. Don Ciao, Giovanni. anche a voi, Grazie. anche a voi. Ciao, ciao. Grazie. Allora, i tempi purtroppo sono sempre quelli che ci dettano un po' la scaletta. Pausa pubblicitaria e troveremo la professoressa Dorsogna per continuare a parlare di Pietrino. E ho qui tra le mani un libricino dal titolo Servo di Dio Pietrino di Natale di Teresa Dorsogna. Sono scattato ad amare. Un libro appunto che ci parla di questa esperienza straordinaria. Ecco, lo mettiamo anche a favore di camera così potete vederlo tutti. Un libro edito da Piccolo Mondo Cattolico. E sul retro di copertina leggiamo: spesso proprio una vita semplice, custodita dalla freschezza della natura, poco conforme ai rumori che attirano l'attenzione. Quasi verrebbe da dire una vita anonima, trova la sua dignità in cielo e si irradia sulla terra, proprio come tutte le cose di Dio. Autrice di questo lavoro è la professoressa Teresa Dorsogna, che ha avuto anche la possibilità di conoscere direttamente Pietrino. E di questo suo lavoro vogliamo parlare quest'oggi, innanzitutto salutandola. Benvenuta, bentrovata tra noi. Grazie, grazie, grazie di questo invito importante, prezioso, speciale anche per me. Preziosa è la vita di questo ragazzo che lei appunto ha conosciuto, ma partiamo dal libro in questione. Com'è nata l'idea di scrivere proprio una biografia dedicata a Pietrino di Natale? L'esigenza di una biografia di Pietrino di Natale nasce in seguito all'intuizione di Don Giovanni d'Annunzio in occasione del 40° anniversario del Movimento Diocesano di Teramo, che è un'espressione del Movimento dei Focolari, che si è celebrato il 17 settembre del 2017. In questa intuizione, Don Giovanni comprende l'importanza della preghiera di Pietrino per noi dal cielo.
E la vita di Pietrino ci si mostra un esempio facile e nello stesso tempo affascinante, e quindi da poter seguire. Questa biografia quindi risponde alla necessità di conoscere la sua vita breve, intensa, colma di risposte molto, ancora molto attuali. Ecco, quando ci si appresta a scrivere qualcosa, ci si chiede, chi possa essere il destinatario. La risposta è stata un po' tutti, può essere per i giovani, per i bambini, per gli adulti. Perché per i giovani? Noi vediamo nel mondo contemporaneo i giovani sono alla assetata ricerca di un leader e vedevamo in Pietrino, la risposta perché Pietrino è stato un ragazzo di azione, non a caso il suo motto è stato "Sono scattato ad amare". Per i bambini perché? Perché Pietrino ha vissuto una condizione particolare di bambino con un solo genitore, ecco, ha vissuto solo con la mamma e un papà che pregava per lui dal cielo. Io mi sono chiesta, ma può essere importante anche per gli adulti? Ecco, gli adulti spesso sono un po' disincantati. E invece l'esperienza di Pietrino può riportarli alla freschezza. Ecco, è stato importante anche cercare le fonti per scrivere questa biografia. La fonte principale è stata sicuramente mamma Adelina, perché la mamma di Pietrino è ancora in vita e gli incontri con lei sono sempre stati un'esperienza profonda e speciale. Poi anche alcune lettere di Pietrino. Le testimonianze degli amici e anche alcune foto. Non ne abbiamo avute tantissime, perché allora le foto non erano così frequenti come oggi. La mamma di Pietrino ci spiegava che, le poche foto che facevano, venivano scattate da Pietrino, quindi Pietrino, sempre al servizio, era dietro la macchina fotografica. Ecco, quali sono i punti, essenziali di questa biografia di questo ragazzo normalissimo che viveva in un paesino di montagna, una vita molto semplice, frequentava il quarto anno del liceo scientifico a Teramo, presente nella vita di parrocchia, nella vita sportiva, nelle iniziative locali. Ecco, la sua vita di fede ha avuto delle tappe, significative, soprattutto durante il campo scuola, del movimento diocesano, per una settimana si incontrava con altri giovani della sua età, la scoperta della grandezza dell'amore di Dio per lui, la necessità di seguirlo nella sua volontà e di fare della parola del Vangelo proprio il suo manuale di vita. La condivisione con altri ragazzi ha fatto sì che spesso potesse sperimentare la presenza che Gesù ha promesso dove due o tre. Certo, la vita di Pietrino non è stata tutta rose e fiori, ha vissuto anche momenti di dolore, ma proprio nel dolore riconosciuto e abbracciato è stata l'occasione per la linfa vitale. Infatti c'è un capitolo proprio dedicato a questo, professoressa, la scoperta di Dio amore, questo grande momento che ha, come dire, dato un nuovo slancio alla vita di Pietrino. Sì, ecco, proprio durante un campo scuola, Pietrino capisce, qual è l'amore infinito, personale, tutto per lui di Dio che è padre, proprio lui che l'esperienza della paternità non l'aveva avuta e quindi per lui è una grande illuminazione questa. La sua esperienza di docente sicuramente la mette al corrente, le fa tastare il polso della situazione su ciò che i giovani vivono, sentono nella propria vita. E parallelamente la conoscenza di Pietrino, appunto, è già emerso in quello che diceva all'inizio, le dà la possibilità di comprendere appieno quali siano le necessità e i bisogni dei giovani. Ecco, un ragazzo come Pietrino, rispetto alla gioventù che siamo abituati a conoscere, cosa aveva di più, se c'è quel di più che si può sottolineare? Guardi, proprio qualche giorno fa c'è stato l'incontro con un amico proprio di Pietrino che sottolineava la freschezza del sorriso e la voglia di andare sempre oltre, di non essere mai preoccupato. Ecco, e ai giovani di oggi, sempre un po'
come dire, vedo anche i miei studenti, no? Spesso presi dalle preoccupazioni, dalle ansie, il futuro certo non è roseo, ci preoccupa. Ecco, questo sorriso solare che vede anche nella copertina del libro, ecco, questo era Pietrino, era questa serenità, anche nelle espressioni quando la mamma qualche volta era preoccupata, lui diceva sempre: "Non preoccuparti, ci sono io". Bello, sicuramente una bellissima testimonianza questa. Allora, un'ultima battuta le vorrei strappare quest'oggi, professoressa, relativa proprio alla sua esperienza personale, che sicuramente ritroviamo anche nel contesto delle righe che ha voluto riservare alla figura di Pietrino. Ma un suo ricordo in particolare di questo ragazzo, ecco, cosa porta con sé nel cuore? Guardi, sono vari flash della vita di Pietrino, però le dico che una cosa che mi colpisce sempre è quello che io ho chiamato il popolo di Pietrino, che si riunisce il 20 agosto, anniversario della sua morte, ogni anno presso il cimitero dove è sepolto. Ecco, veramente ci sono gruppi di giovani che anche non l'hanno conosciuto. Questo messaggio che passa ancora, e che passa ancora sempre rinnovato in me ogni volta. Ecco, quindi come se il messaggio di Pietrino sì, è nel ricordo dei momenti della sua vita vissuti insieme nei campi scuola, nei momenti ricreativi, ma è quel momento di riflessione annuale che abbiamo insieme da quando lui ci segue dal cielo. La causa di Pietrino è sicuramente un altro elemento che andremo a sviluppare e che seguiremo sempre con attenzione, nella speranza appunto che presto possa essere anche lui elevato agli altari. Io intanto ringrazio la professoressa per averci dato questa opportunità quest'oggi di un approfondimento relativo alla sua biografia, alla testimonianza diretta della conoscenza che ha avuto con lui. Allora un saluto davvero di cuore con l'augurio di buone festività natalizie, ormai siamo in procinto di questa festa che ci ricorda ancora una volta quanto cosa significhi effettivamente Dio amore nella nostra vita, così come lo è stato per Pietrino. Grazie professoressa, a presto. Grazie a loro, grazie. E noi ci fermiamo qui, diamo spazio alla regia per poi tornare insieme per proseguire con il nostro appuntamento verso gli altari. Bene, ecco, ritorniamo immediatamente insieme. Fra Ezio, sei tornato anche tu per tirare un po' le somme dell'appuntamento di oggi. Ecco Nicola, adesso siamo in cammino verso l'altare, il prossimo appuntamento sarà il giorno della vigilia di Natale e non lo potevamo fare con questi sentimenti di gioia che ci sono stati trasmessi da queste figure, ma anche dalla dimensione che hai sottolineato spesso in questa puntata. Dio è amore. Questo è lo sconvolgimento del Natale, questo è l'annuncio del Natale. E ci vediamo sabato prossimo, allora. Noi non ci resta altro che salutare i nostri amici e amiche di Come Padre facciamo Pietrino, come facciamo sempre. sempre. Allora, Pace e bene a tutti. pace e bene a tutti, alla prossima.